Carissimi amici della Nuova Bussola Quotidiana, ben ritrovati. Oggi dedichiamo questa ora di dottrina al peccato degli angeli. La domanda che la tradizione cristiana si è posta fin dal principio è proprio questa: cioè, da dove viene il peccato? Da dove viene il peccato dell'uomo, primariamente, ma questo peccato dell'uomo richiama a un essere, una creatura perversa e pervertitrice che tenta l'uomo. Dunque, questa creatura, questo insieme di creature, che sono appunto gli angeli decaduti, come hanno peccato? Un punto chiaro che è stato fissato, la chiave diciamo fin dall'inizio, mi è stato fissato in modo definitivo nel quarto concilio lateranense del 1215, è il fatto che gli angeli sono stati creati tutti buoni nella loro natura. Dunque i demoni, quelli che noi chiamiamo i demoni, gli angeli decaduti, non hanno peccato, diciamo così, per natura, cioè non sono stati creati malvagi e non preesistono, questo l'abbiamo già visto, essendo creature, non preesistono dall'eternità della loro malvagità, ma neppure, appunto, sono stati creati cattivi. Nella definizione contro gli Albigesi e Cateri, che abbiamo già richiamato più volte, un testo particolarmente importante. E si afferma chiaramente il diavolo e gli altri demoni sono stati creati da Dio naturalmente buoni, ma da se stessi si sono trasformati in malvagi. L'uomo poi ha peccato per suggestione del demonio. Dunque, quella del demonio, la caduta, il peccato del demonio è un peccato appunto derivato dalla sua scelta. Non è Il demonio non è stato creato malvagio da Dio. Bene. Ora, San Tommaso si domanda, siamo nella prima parte della Summa, la Questio è la 63, che ha diversi articoli proprio sulla depravazione degli angeli, sul male, il peccato degli angeli. Si domanda se l'angelo possa peccare. Diciamo, si potrebbe rispondere e in 2 secondi dicendo che poiché ha peccato, chiaramente poteva peccare, ma la questione, affrontare questa questione, permette di mettere in luce aspetti più profondi. Allora, posto che appunto l'angelo è stato creato buono, tuttavia è stato creato. E San Tommaso, proprio nel primo articolo della Questio 63, dove si chiede se negli angeli possa esistere il male della colpa, cioè in sostanza, scusate, se gli angeli possano peccare, la risposta è sì. Ma perché? Perché l'angelo, essendo una creatura, ed essendo una creatura libera, intelligente, una creatura quindi morale, può volgersi verso una cosa o verso un'altra, può seguire, diciamo così, nella sua scelta un ordine proprio delle cose, così come è stato voluto dal suo creatore, oppure no. Se chi è che non può peccare, se ci pensate, non può peccare Dio? Ed è evidente, e non può peccare la creatura che non è libera. E anche questo è piuttosto evidente. Il leone che sbrana la gazzella non è cattivo, segue quello che è l'istinto proprio della sua natura nella sua per conservarsi, no? Per conservare sé, poi nella riproduzione per conservare la sua specie. Non c'è, anche se noi abituati un po' con i cartoni animati che hanno come protagonisti gli animali,
attribuiamo magari una malizia a una virtù, non è su questo livello che evidentemente si può parlare degli atti propri degli animali, d'accordo? Quindi né Dio per eccesso, potremmo dire, né gli animali o le cose o gli esseri viventi non intelligenti, non liberi, per difetto, possono peccare. Possono peccare quelle creature, che appunto sono creature, quindi non sono il creatore, ma sono libere, cioè noi e gli angeli. Quindi, proprio per questa libertà dell'angelo, l'angelo può allontanarsi dalla volontà di Dio, in quanto è creatura, cioè ha un aspetto di potenzialità, non è totalmente in atto come Dio, ma ha un aspetto di potenzialità per cui può una cosa piuttosto che un'altra, quindi può allontanarsi dalla volontà di Dio, dall'ordine che Dio pone nelle cose. E nella risposta alla terza obiezione di questo articolo, San Tommaso fa una riflessione molto importante, la leggiamo poi il commento. È naturale per l'angelo volgersi con un moto di direzione verso Dio, quale causa del suo essere naturale. Ma volgersi a Dio in quanto oggetto della beatitudine soprannaturale non può avere altro principio che la carità, da cui l'angelo poteva allontanarsi con il peccato. Cioè, in sostanza, l'angelo tende a Dio, ama Dio, qualsiasi angelo, come principio del proprio essere. E questo rimane anche per i demoni. Abbiamo visto, no, questo amore naturale, cioè l'angelo non può in qualche modo non tendere la propria volontà a Dio perché Dio è il suo principio, il suo fine. E attenzione, però, questo non nega l'altro aspetto che San Tommaso sottolinea, cioè volgersi invece alla beatitudine che supera la sua natura, quella soprannaturale, lì l'angelo può allontanarsi da questa sua chiamata, può resistere, può rifiutare questa sua chiamata con il peccato. E vedremo che tra poco questo è proprio il cuore, in qualche modo, del peccato angelico. Nella risposta alla quarta obiezione, San Tommaso traccia un'interessante differenza tra, mettendolo in parallelo, tra il peccato dell'uomo e il peccato dell'angelo, per far capire che c'è un aspetto comune, ma un aspetto invece profondamente differente. E San Tommaso inizia con prendere in considerazione il peccato dell'uomo. Scrive: nell'atto del libero arbitrio ci può essere il peccato in due modi, e adesso vediamo il primo, che è quello tipicamente umano. Primo, se si vuole direttamente un male, come quando un uomo pecca scegliendo l'adulterio, che in se stesso è un male. E tale peccato, questo che ci interessa, procede sempre da una certa ignoranza o errore. Altrimenti non si sceglierebbe come bene ciò che in realtà è un male. Dunque c'è, attenzione, un'ignoranza che non scusa il peccato, ma che è costitutiva del peccato. Questo è importante ricordarlo, perché oggi c'è un po' questa idea che l'ignoranza scusa tutto. Non funziona in questo modo. È l'ignoranza invincibile che scusa dalla malizia del peccato. L'adultero, infatti, prosegue Tommaso, spinto dalla passione o dall'abitudine dal vizio, erra nel suo giudizio particolare, scegliendo il piacere dell'atto disordinato come se al presente fosse un bene da farsi. E ciò anche qualora nel giudicare la cosa in astratto non cade in errore, ma ne abbia invece una giusta valutazione. Cioè, l'uomo nel giudizio particolare può prendere delle grandi cantonate, diciamo così, tradotto,
Perché? Perché è spinto dalla passione e dalla passione malvagia, dalla passione radicata che è il vizio, l'abitudine viziosa. Questo oscura in qualche modo il suo giudizio particolare e gli fa fare una cosa malvagia, anche se magari sa speculativamente che è malvagia. Dunque vedete che per San Tommaso l'atto particolare è costitutivo del peccato. San Tommaso non aderisce all'idea che il peccato lo sia quando c'è un'opzione, semplicemente un'opzione universale per cui si vuole generalmente il male anche se lo si conosce come bene, ma l'essenza del peccato è proprio lì, è nell'atto concreto, dove il giudizio erra perché è oscurato dalla passione, dall'abitudine viziosa. Ora, dice San Tommaso, gli angeli non possono peccare in questo modo. È chiaro, gli angeli non subiscono quelle passioni che per noi diventano passioni che oscurano la nostra ragione, oscurano quindi il nostro giudizio pratico. L'angelo non è soggetto a queste passioni, l'abbiamo visto quando abbiamo parlato della natura angelica. Quindi l'angelo non pecca come pecca l'uomo, eppure pecca. E qual è la sua specificità? Ce lo dice San Tommaso spiegando il secondo modo con cui si pecca, si può peccare con libero arbitrio, ossia, cito, scegliendo una cosa che in sé è buona, ma desiderandola senza seguire l'ordine stabilito dalla retta regola o misura, cosicché la deficienza peccaminosa non deriva dalla cosa scelta, ma dal modo della scelta che non è fatta nel debito ordine. Allora, questa è, come dire, l'essenza propria del peccato, che è comune anche all'uomo. Ma il cuore del peccato non è la passione che spinge, questo è in qualche modo un elemento concorrente. L'essenza proprio del peccato è qui, cioè scegliere qualcosa che in sé può essere anche buono, d'accordo? Può essere anche buono, ma non nel debito ordine, in modo quindi disordinato. Una cosa buona, ma in un ordine che non è buono. Una cosa buona, ma non nel debito ordine. Questo è il cuore, in qualche modo, l'essenza del peccato, ed ecco perché l'angelo può peccare e ha peccato precisamente così. San Tommaso dice, sintetizzando, volgendosi col libero arbitrio al proprio bene, senza rispettare la regola stabilita dalla divina volontà. Ci stiamo avvicinando, vedremo poi cosa vuol dire questo scegliere il proprio bene senza la regola stabilita dalla divina volontà. Intanto abbiamo visto che questo è il peccato, l'essenza del peccato, e nel caso dell'angelo è l'esclusiva, diciamo, l'elemento esclusivo del peccato. Questo volgersi quindi al proprio bene senza rispettare la regola. Ora, vediamo sempre più da vicino qual è questo peccato, no? E lo troviamo nell'articolo secondo della Questio 63, cioè che discende, attenzione, in modo sempre più preciso da quello che stiamo dicendo. Allora, Tommaso si domanda se negli angeli ci possano essere soltanto i peccati di superbia e di invidia. Noi uomini abbiamo una gamma decisamente più ampia, dalla lussuria all'ira, alla gola, eccetera. È piuttosto evidente che questi non sono presenti nell'angelo. La lussuria non c'è nell'angelo, l'angelo non ha un corpo, non ha una sensibilità, non c'è l'ira, eccetera, no? Rimangono, diciamo così, peccati più prettamente ed esclusivamente spirituali, che sono la superbia e l'invidia. Ora,
Questi due sono stati identificati nella tradizione dei padri, nella tradizione della Chiesa, come i due peccati fondamentali di Lucifero e degli angeli che lo hanno seguito. E San Tommaso armonizza queste due tradizioni che hanno enfatizzato ora l'una, ora l'altra, mettendo appunto in relazione tra loro la superbia e l'invidia. Siamo alla Quaestio 63, articolo 2. Spiega Tommaso. Quanto al compiacimento, ci possono essere negli angeli soltanto quei peccati dei quali può compiacersi una creatura spirituale. La creatura spirituale non può dilettarsi, compiacersi del bene, per scusate, del piacere, per esempio, legato alla gola o al piacere venereo, alla sessualità. Quindi non si compiace di questi, ma non si compiace neanche dei beni materiali propriamente. Cosa se ne fa un angelo di una villa o di una BMW o di non so che altro, di denaro? Non si compiace di questi. Spiega Tommaso, i beni spirituali non possono dar luogo al peccato per il fatto che uno li desidera, perché essendo beni spirituali sono beni, d'accordo? Bensì perché li desidera in modo non conforme alla regola di colui che gli è superiore. C'è un bene, questo bene, proprio perché è un bene, può e deve essere desiderato perché, ed è un bene spirituale, è un bene superiore. Ma, dice, il peccato dove entra? Nel desiderarli, abbiamo visto, in modo non conforme alla regola di colui che gli è superiore. Ma non assoggettarsi come di dovere a chi è superiore è un peccato di superbia. Quindi il primo peccato dell'angelo non può essere altro che la superbia, cioè la superbia è la caratteristica del peccato angelico, del peccato dei demoni. I quali che cosa fanno? Non vogliono assoggettarsi alla regola di chi gli è superiore, cioè alla regola che Dio ha posto nelle cose. Poi vedremo ancora di più in concreto, ma intanto vedete come il discorso fila. Il peccato proprio dell'angelo è quindi essenzialmente un peccato di superbia e non può essere appunto un peccato legato a quelle dimensioni che non sono confacenti alla sua propria natura. Allora, se è chiaro che cos'è il peccato di superbia, si comprende perché ci sia anche l'invidia nell'angelo, ma con questo ordine, cioè non è la superbia dell'angelo che nasce dall'invidia, ma è l'invidia che nasce dalla superbia dell'angelo. Infatti San Tommaso spiega che l'invidioso prova dispiacere per il bene altrui, perché lo giudica un impedimento al bene proprio. D'altra parte, il bene altrui non poteva essere ritenuto un impedimento al bene desiderato dall'angelo cattivo, se non in quanto l'angelo cattivo desiderava un'eccellenza singolare, che viene a cessare ove ci sia un altro dotato della medesima eccellenza, cioè in sostanza l'angelo vuole per sé un'eccellenza singolare, un'eccellenza che nessun altro può avere. E dunque, vedere il bene nell'altro viene appunto considerato, viene visto come una minaccia verso il proprio bene, ossia verso la propria eccellenza, come una concorrenza che mi può togliere in qualche modo il primato. E vediamo allora San Tommaso adesso come arriva al punto. Quindi nell'angelo, sto citando, prevaricatore, al peccato di superbia tenne dietro il peccato di invidia, poiché, attenzione, per due ragioni, provò dispiacere del bene concesso all'uomo. Il bene. In qualche modo vedete che qui San Tommaso recupera un filone dei padri che lega il peccato dell'angelo a
una conoscenza che Dio ha voluto dare, per cui Dio decide di rendere anche l'uomo partecipe della beatitudine. Primo. Secondo, e anche dell'eccellenza divina, cioè provò dispiacere dell'eccellenza divina. Secondo che Dio, contro la volontà del diavolo, si serve dell'uomo per la sua gloria. Dunque, il demonio, vedete come prova invidia dell'uomo che progredisce nella vita della grazia, in quanto procura, come diciamo in qualche modo, ecco, la gloria di Dio, no? Cioè l'uomo che si santifica dà gloria a Dio, e questo nell'angelo è visto, nell'angelo decaduto, è visto con odio, appunto, con invidia, perché è una minaccia alla sua propria eccellenza. E quindi capite perché i demoni fanno di tutto per insidiare l'uomo perché non avanzi in quello che può dare gloria a Dio. Non sono invidiosi del fatto che gli uomini possono avere dei beni materiali, non sono invidiosi del fatto che gli uomini possono avere l'intelligenza, non sono invidiosi del fatto che gli uomini possono avere non so che cosa, sono invidiosi del fatto che l'uomo nella sua santificazione dà gloria a Dio. Quindi si capisce molto bene anche qual è la attenzione, diciamo così, che l'angelo presta nella tentazione. L'angelo può concedere moltissimo in questa vita, noi agli uomini non gliene importa niente, ma li colpisce dove invece possono dare gloria a Dio. Bene, proseguiamo perché a questo punto San Tommaso fa un ulteriore passaggio, e cioè cerca di vedere il contenuto di queste superbe. Ora, per un'analogia con la tentazione nostra, cioè come il demonio ha tentato noi, così il demonio si può dedurre il peccato proprio del demonio, il contenuto, meglio, del peccato di superbia del demonio, e cioè essere come Dio. Il demonio tenta i progenitori dicendogli, appunto, che voi sarete come Dio in un certo modo, cioè sarete come Dio, ma non secondo l'ordine stabilito da Dio. Questa tentazione che il demonio trasferisce, diciamo così, sugli uomini, sull'umanità, è stata la sua propria caduta. E San Tommaso, nell'articolo terzo, che appunto si intitola Se il demonio abbia desiderato di essere come Dio, fa subito una precisazione. La precisazione è questa: il demonio non è stupido. E non essendo stupido e non essendo soggetto a quelle passioni che noi abbiamo, che spesso ci rendono molto stupidi, non pensava di essere come Dio secondo una uguaglianza. Un'uguaglianza di natura. E dice San Tommaso, con la sua intelligenza naturale capiva che questa era una cosa assurda, tanto più che in lui il primo atto peccaminoso non era stato preceduto, come invece talora accade in noi uomini, da un abito o da una passione che, offuscando le potenze conoscitive, avesse potuto far sì che egli, nel suo giudizio particolare, scegliesse una cosa impossibile. Il che, detto tra parentesi, significa che quando l'uomo cede alla passione diventa molto stupido, cioè pensa delle cose addirittura impossibili, di poter fare addirittura delle cose impossibili, diventa un maniacale in qualche modo, no? Non è questo il contenuto della superbia dell'angelo. Invece il contenuto è, dice San Tommaso, il desiderio di essere come Dio per una somiglianza. Vediamo. La prima cosa da capire è che la somiglianza con Dio in se stessa non è un male. Dio stesso chiama
E angeli e gli uomini ha questa somiglianza con sé. Gliela dona anche, no? Con la vita della grazia, è il contenuto in qualche modo della gloria in cielo, essere simili a Dio. Dunque, non è per aver desiderato questo che il demonio ha peccato, non è perché si desidera questo che pecca l'uomo, evidentemente. Dove sta allora il vero contenuto del peccato di superbia? Spiega San Tommaso. Desiderò invece di essere simile a Dio in quanto desiderò come fine ultimo quella beatitudine a cui poteva giungere con le proprie forze naturali, distogliendo il suo desiderio dalla beatitudine soprannaturale che si ottiene mediante la grazia di Dio. Questa è la prima ipotesi, poi vedremo la seconda. Cioè, cosa fa, tra virgolette, Dio? Dio ha nella propria natura, ha in se stesso il suo fine, non ha un altro fine. Non esiste un fine più elevato per Dio. Per tutto ciò che è creato, invece, per tutte le creature, questo non vale. Noi non abbiamo in noi stessi il nostro fine, ma abbiamo il nostro fine in altro, in Dio. Ora, cosa ha fatto il demonio? Il demonio, secondo questa prima ipotesi, ha voluto essere simile a Dio ponendo in se stesso il proprio fine. E come ha fatto? In sostanza, rifiutando la beatitudine soprannaturale per rimanere nelle sue forze naturali, nella sua natura, cioè ha rifiutato di essere sopraelevato. Cioè, che vuol dire? Ha rifiutato di avere un fine più alto di se stesso. Secondariamente, o seconda ipotesi, il demonio può avere peccato, dice, se desiderò come suo ultimo fine la somiglianza che proviene dalla grazia. Quindi, va bene, mi piace, accetto questa somiglianza soprannaturale che viene dalla grazia, ma la volle ottenere con le forze della propria natura e non mediante l'aiuto di Dio, conformemente alla disposizione divina. Cioè, pur accettando di essere sopraelevato, lo ha voluto fare con le proprie forze, cioè ha voluto essere simile a Dio, ma senza Dio, senza l'aiuto della grazia, ma esclusivamente con le proprie forze. Due ipotesi, vedete, che però hanno in comune il fatto che il demonio ha comunque voluto chiudersi, diciamo così, in se stesso, nelle proprie forze, si è fatto simile a Dio, nel senso che ha voluto essere lui stesso il proprio fine e lui stesso, in qualche modo, nel caso della seconda ipotesi, anche il mezzo per arrivare a questo fine, cioè le forze date dalle facoltà della propria natura. Quindi, alcuni autori che commentano questo testo di San Tommaso riassumono, a mio avviso, in modo molto centrato, il peccato di superbia del demonio in questo modo, cioè un rifiuto di entrare nella prova della fede. Perché? Perché per essere elevato a un ordine soprannaturale vuol dire fidarsi di Dio e fidarsi della grazia di Dio, credere in ciò che non si vede, quindi entrare nell'oscurità della fede. Entrare nell'oscurità della fede significa in qualche modo lasciare le proprie forze, quello che abbiamo sotto il nostro dominio, per abbandonarsi in Dio, il quale solo può realizzare il nostro raggiungimento di questo fine che è più elevato della nostra natura. In sostanza, il demonio non si è fidato di Dio. Si è fidato solo di se stesso, da qui la sua superbia, per cui non ha voluto, si è ribellato all'ordine posto da Dio, cioè l'ordine di
essere elevato al di sopra della propria natura per raggiungere quel fine che non è in noi stessi, ma è fuori di noi, è Dio stesso. Allora, vedete anche qui, in qualche modo, un aspetto fondamentale della tentazione demoniaca anche nei confronti dell'uomo. Vedete come capire queste cose non è pura speculazione, ma ci aiuta a capire una dinamica che il demonio poi mette in atto con noi. Cioè, quello di o rinchiuderci in un naturalismo, cioè non c'è un fine sopraelevato, quindi il rinnegare il fine soprannaturale della vita e tutti i mezzi della grazia, la vita della grazia. L'uomo basta a se stesso, l'uomo raggiunge la propria perfezione nella propria natura. Quanti movimenti hanno questo in sottofondo anche, non solo in sottofondo, ma anche dichiaratamente. Oppure, che appunto abbiamo visto come sono collegate le due cose, l'idea di raggiungere la propria beatitudine con le proprie forze, quindi senza accettare che Dio venga in nostro soccorso, che Dio ci dia i mezzi e la grazia per raggiungere il fine, ma in qualche modo ci si avvinghia al proprio modo di pensare, al proprio modo di vedere, alle proprie capacità, alla propria forza. Ecco perché allora è la figliolanza, il suo aspetto più profondo, che è l'abbandono in Dio, a essere l'elemento chiave che sconfigge la tentazione del demonio, che è appunto con questa caratteristica. Bene, un'ultima questione, ce ne sarebbero altre, ma appunto questa è una questione molto lunga, ho selezionato solo alcuni articoli, è quella posta all'articolo sesto, che si domanda appunto se quando, in pratica, quando l'uomo è quando, scusate, l'angelo è caduto. Ora, cioè in sostanza se è passato del tempo, diciamo così, non cronologico, tra la creazione e la caduta dell'angelo. Ora, vi ricordate che avevamo detto in riferimento sia alla questione se gli angeli siano stati creati in grazia oppure no, abbiamo visto, no? San Tommaso cosa dice? Sia sulla questione del merito, cioè che l'angelo ha dovuto meritare la gloria, quindi la grazia l'ha ricevuta gratuitamente, come noi, ma ha dovuto meritare di raggiungere la gloria. Abbiamo visto, ricordate, che lo ha fatto con un unico atto meritorio. Ora, in questo articolo, San Tommaso ricorda le due ipotesi. Dice, se, la prima ipotesi è questa, che è più, che lui ritiene più probabile e più conforme all'insegnamento dei padri, che, cito, il diavolo peccò subito dopo il primo istante della sua creazione, cioè che, ecco, capite, è parallelo alla questione del merito, evidentemente, no? Perché gli angeli che hanno meritato sono quelli che hanno, come dire, superato la prova, che hanno compiuto un atto meritorio, un atto perfetto meritorio, perché è unico, e in quel momento altri angeli invece hanno compiuto un atto opposto, cioè hanno peccato. E quindi lui dice che è più probabile che sia avvenuto dopo il primo istante dalla sua creazione. Invece, dice la seconda ipotesi, è quella legata a chi invece sostiene che l'angelo non sia stato creato in grazia, la grazia si è sopraggiunta in un secondo momento, ipotesi San Tommaso non condanna, ma ritiene meno avvallata, meno probabile in ragione proprio della natura angelica. Chi in qualche modo sposa questa ipotesi, allora dice, in questo caso nulla impedisce che sia trascorso un certo tempo tra la creazione e la caduta. Dunque, due ipotesi accettabili. San Tommaso propende per la prima, che è legata al fatto che l'angelo è stato creato in grazia, e subito dopo la sua creazione,
abbia o meritato, negli angeli buoni, o peccato. Bene, ci fermiamo qui e la prossima volta vedremo un'altra questione importante legata evidentemente alla depravazione, alla caduta degli angeli, che è quella della pena, la pena degli angeli decaduti, la pena dei demoni. Auguro a tutti una buona e santa domenica.